Buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Questa sera presentiamo il libro di Beniamino Cordova, Metropolitan Metamorphosis. In questo libro il dottore Cordova affronta la tematica relativa alla città metropolitana, la legge 56 del 2014 ha appunto introdotto questo nuovo ente, e fra le città metropolitane c'è anche la città di Reggio Calabria. Diciamo che di queste città metropolitane si parlava già dalla legge 142/90, ma di fatto era rimasta sempre sulla carta. Adesso invece si passa da una enunciazione di principio su queste città metropolitane ad una fase attuativa. E partiranno dal 1 gennaio 2016, ad eccezione della, poi mi correggerà se sbaglio, la provincia di Reggio Calabria, che per questione legata al commissariamento quindi slitterà di un anno. Ovviamente anche oltre che di parlare del libro è l'occasione per affrontare anche e per discutere di questa città metropolitana. Intanto inizio col presentare il dottore Cordova. Sono rude nei modi. Chi non è interessato, quantomeno che non disturbi, che non è che si può parlare e c'è un ronzio a destra, un ronzio a sinistra, un ronzio al centro. Chi non è interessato non partecipa. Stavo dicendo, il dottore Cordova è ricercatore in pianificazione territoriale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, è già autore di alcune pubblicazioni incentrate anche su questo tema, quindi è un esperto del settore. Il libro è, come viene anche detto, una sorta di vademecum, e vi posso dire che di facile lettura. La bravura di Beniamino Cordova, io non sono un critico letterario, ma è stata quella di, perché spesso quando si parla di questioni tecniche si usa un linguaggio tecnico che è sempre un linguaggio difficile, di non facile comprensione per chi non è addetto ai lavori. Invece in questo libro è di facile lettura anche per chi non è addetto ai lavori, ed è un vademecum non solo per per gli amministratori, per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini. E quindi penso che questo sia stato anche il merito di Beniamino Cordova. Ecco, io prima di concludere, io penso che mi dispiace che il sindaco Falcomatà ci raggiungerà tra poco, dovrebbe arrivare anche il professore Amarino, che è già arrivato, e c'è anche un po' di resistenza a questa città metropolitana, un po' perché ritengo noi meridionali siamo poco abituati, non ci piace il cambiamento, le novità, siamo un po' resti a qualsiasi novità, un po' perché questa sorta, soprattutto dall'area della Locride, e qualche polemica su questa città metropolitana, Reggio centrica, dove si dice che Reggio andrebbe poi ad assorbire tutte le risorse, quindi i nostri paesi, le nostre aree sarebbero sempre di più periferie. Io ritengo che non sia assolutamente così. Il sindaco Falcomatà sta andando e fa bene,
anche, diciamo, il suo compito questo, andando nei territori a parlare e illustrare, perché per, diciamo, il presidente della città metropolitana coincide con il sindaco della città capoluogo, quindi della città di Reggio Calabria. E poi perché, diciamo, questa secondo me è una polemica, non ha ragione d'essere, perché è chiaro che se i territori, salutiamo il professore Marino, non giustifichiamo il ritardo, professore, che sapevate bene l'orario. No, scherziamo, professore, con tanti impegni, lo ringraziamo che accoglie sempre i nostri inviti. Non ha ragione d'essere perché, come dire, i territori si devono anche attrezzare. Se noi stiamo fermi e non facciamo nulla per dare impulso a questa città metropolitana, poi ecco, ci potrà essere il rischio che diventi Reggio Centrica, ma è una scelta nostra e non della città di Reggio di, diciamo, di ecco, isolarci. E un'ultima cosa, ecco, che dico, che io ritengo che sia una grande opportunità per cambiare lo stato delle cose, e soprattutto bisogna puntare su alcune cose che secondo me sono la pianificazione, che se non c'è una strategia, salutiamo anche i sindaci di Palizia e di Ragusa, li ringraziamo, dicevo soprattutto perché se non c'è un piano strategico e quindi una pianificazione, questo penso che sia la base, le fondamenta per una strategia di sviluppo. La mobilità, quando parlo di mobilità intendo dire la viabilità, intendo dire le infrastrutture, quindi la rete ferroviaria, il porto, in particolare l'infrastruttura strategica, il porto di Gioia Tauro, e poi la sanità. Proprio ieri c'è stato un'assemblea di tutti i consigli comunali della Necroganica. Io dovevo farla breve, l'ho fatta lunga. Adesso Franco Arciriaco è assente per problemi di salute, quindi farò anche già a merito, quindi sì, mi hanno detto che sarebbe arrivato verso le 17:30, sono le 17:15, e quindi dicevo adesso, ecco, farò anche da moderatore e gli interventi inizierà il dottore Cordova, che illustrerà, ecco, la sua opera. Buonasera, grazie per l'invito al sindaco Pupi. Finalmente anche a Bova Marina, parliamo di città metropolitana, grazie al sindaco Crupi, con i relatori abbiamo più volte parlato, insomma ci siamo confrontati più volte sul tema della città metropolitana, con Pierpaolo Zavettieri addirittura ogni settimana siamo in un convegno diverso, e quindi insomma più e più volte ci siamo confrontati. La città metropolitana, come diceva bene il sindaco Crupi, sarà veramente uno strumento di metamorfosi per il nostro territorio. È chiaro che dobbiamo però acquisire la consapevolezza di questo strumento. Ancora è presto per parlare di piano strategico, ancora è presto per parlare di pianificazione. Oggi la dobbiamo costruire, questa città metropolitana. E gli amministratori devono essere veramente consapevoli di ciò che hanno in mano e riuscire a disegnare veramente, chiamiamolo così, un giocattolo che sia veramente in grado di aiutarci ad intervenire in maniera positiva nel nostro territorio, perché gli strumenti ci sono. Questa è la struttura del libro, il ruolo degli amministratori, perché sarà un ruolo fondamentale. Andremo a vedere anche gli statuti approvati, perché le altre città metropolitane sono entrate già a regime il 1 gennaio 2015, quindi già da un anno, e noi lo faremo a fine 2016, e quindi noi conosciamo già tutti gli altri statuti, e quindi
come dice sempre Falconata, possiamo fare di necessità virtù, nel senso che conosciamo già gli effetti di quelle decisioni nei vari territori e quindi noi possiamo cogliere quello che più ci interessa ed eliminare le scelte che si sono rivelate sbagliate. La struttura territoriale amministrativa, perché parleremo delle unioni dei comuni e delle zone omogenee, che è fondamentale nell'organizzazione di una città metropolitana e proprio qui si differenzia dalla provincia. E poi le strategie, gli strumenti che ci consentono di poter intervenire sul territorio. Allora, queste sono le scadenze, ve l'ho anticipato prima. Il 31 dicembre 2016 dovranno svolgersi le elezioni del Consiglio metropolitano. Gli organi intanto sono Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza. Questi sono gli organi della città metropolitana. Il Consiglio è composto da 14 amministratori eletti, sempre dagli amministratori. Gli amministratori hanno l'elettorato attivo e passivo. E la Conferenza metropolitana, che è composta da tutti di diritto, da tutti gli amministratori, dai 97 sindaci. Quindi dai 97 sindaci di diritto fanno parte della Conferenza metropolitana. Il Consiglio metropolitano sarà eletto in un unico collegio elettorale di tutta la provincia. E le scadenze sono quelle, quindi noi entreremo a regime, la nostra città metropolitana entrerà a regime il 28 febbraio 2017, perché già conosciamo il termine della legislatura provinciale, che è il 4 giugno 2016, sarà il 4 giugno 2016. Nello statuto noi potremo decidere di avere o gli indici di ponderazione o il suffragio universale. Cosa sono questi due strumenti? Gli indici di ponderazione, cioè il mantenimento della corrispondenza tra sindaco del comune capoluogo e sindaco metropolitano, cioè se noi decidiamo nello statuto di mantenere questa formula, avremo il sindaco Falconata che sarà anche il sindaco metropolitano, o il suffragio universale, cioè voteranno i cittadini, ma voteranno sempre un amministratore. Secondo gli indici di ponderazione, gli amministratori hanno questo peso, cioè gli amministratori dei vari comuni hanno questo peso, cioè per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti pesano in un determinato modo, eccetera, eccetera. Una testa vale 0,22. Ora ne discutiamo, è un po' deprimente. Io non ne volevo parlare, perché non c'era un amministratore, ora ci sono due sindaci, quindi è giusto parlare. Che cosa succede però? Allora, funziona così: nelle altre città metropolitane, nessuna città metropolitana ha deciso il suffragio universale, che sia chiaro, Nessuna città metropolitana, hanno scelto tutti la prima formula. Perché? Perché col suffragio la legge dice, la legge dice, se si sceglie il suffragio universale, il comune capoluogo deve essere diviso in più comuni, non in più municipi come qualcuno dice, in più comuni. Quindi sappiamo che quando nascono più comuni ci vuole una legge regionale, eccetera, eccetera. Quindi il procedimento è molto complesso. E tutti hanno scelto quindi l'altra formula, cioè gli indici di ponderazione. Solo tre città metropolitane hanno scelto il suffragio universale, che sono quelle città metropolitane che hanno una popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. Perché solo loro? Perché la legge a loro non li obbliga a dividere il territorio del comune capoluogo in più comuni, se superano i 3 milioni. Quindi è chiaro, noi sappiamo bene come si sono regolati nelle altre città metropolitane. Però che cosa succede? Benissimo, i famosi indici di ponderazione, il sindaco del comune di San Lorenzo, che ha meno di 3.000 abitanti, pesa pochissimo, eccetera. Allora, che cosa hanno deciso nelle altre città metropolitane? Perché effettivamente è frustrante, è deprimente. La possibilità di far partecipare di diritto all'interno degli organi metropolitani, quindi della conferenza metropolitana, per esempio i presidenti delle unioni dei comuni, per esempio i coordinatori delle zone omogenee, quindi hanno trovato una soluzione. E allora probabilmente questa soluzione è la migliore, perché immaginiamo l'unione dei comuni, che sarà obbligatoria
nel 2016 l'Unione dei Comuni dell'area grecanica, il presidente entrerà di diritto, secondo questo schema che hanno adottato nelle altre città metropolitane, entrerà di diritto nel Consiglio metropolitano, invece di, diciamo, giocarsi la partita elettoralmente. Non avranno diritto di voto, per... Non avranno diritto di voto, però siedono allo stesso tavolo e di conseguenza concertano le decisioni. Digitalizzazione e informatizzazione sono gli elementi, sui quali le altre città metropolitane, gli istituti delle città metropolitane hanno investito molto, e ora vi faccio vedere perché. Quindi vi dicevo, le funzioni e le unioni dei comuni e le zone omogenee saranno fondamentali in questo processo. E proprio qui si differenzia dalla provincia, perché più di uno dice, ma qual è la differenza? Se il perimetro è identico alla provincia, qual è la differenza? La differenza sta proprio qui, nella struttura dell'ente. Perché il nuovo ente sarà strutturato così, con le unioni dei comuni e con le zone omogenee. Le unioni dei comuni sono obbligatorie, come sapete, gli amministratori sanno che sono già obbligatorie, dovevano esserlo al 31/12/2014, hanno prorogato e stanno prorogando di altri 6 mesi, ma sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quindi saranno obbligatorie. Cosa sono le unioni dei comuni? Non è la fusione, è diverso. Le unioni dei comuni è la gestione in forma centralizzata di alcune funzioni. Questo, ma non rimane, chiamiamola così, tra virgolette, la sovranità del comune, non c'è dubbio, però per una questione di economia di scala, e poi il professore sicuramente ci illuminerà, per una questione di economia di scala, allora è conveniente aggregare delle funzioni. E poi le zone omogenee. Le zone omogenee non sono degli enti, non sono obbligatorie, però sono sicuramente degli strumenti indispensabili ormai per poter veicolare meglio gli investimenti. Quali sono le zone omogenee? Lo dice la parola stessa, sono quelle zone che presentano una omogeneità. L'area grecanica è di fatto una zona omogenea. Queste sono le funzioni fondamentali della città metropolitana, non ve le elenco, sono indicate nel comma 44, cioè queste funzioni sono di diritto della città metropolitana. Che a quelle del comma 44 si sommano quelle del comma 85, queste sono quelle delle province, ma siccome la città metropolitana di Reggio Calabria sostituirà la provincia, avrà anche queste funzioni. E poi avrà, e qui si gioca la partita, i comuni si giocano la partita importante, perché come sapete oggi esistono delle funzioni che sono in capo alla regione, che vengono delegate per il principio del 118 della Costituzione, vengono delegate ai comuni o agli enti che riescono a gestirle in forma migliore, quindi alle province. Ma è chiaro che di fronte alla possibilità di creare queste unioni dei comuni, è ovvio che i comuni potranno rivendicare in questo momento, alcune funzioni e dire no, ce le gestiamo noi alcune funzioni, non le deleghiamo alla città metropolitana, ce le gestiamo noi. E questo è il momento, perché? Perché oggi le funzioni della regione sono delegate alle province con quella legge, la legge 34 del 2002, che è tutt'oggi in vigore. L'accordo Stato-Regione dell'11 settembre 2014 impone il riordino delle funzioni, cioè dice ci troviamo di fronte a nuovi enti, di conseguenza dobbiamo riorganizzare le funzioni. È nato l'Osservatorio sulle città metropolitane che ha fatto una proposta di legge e questa proposta di legge è al vaglio del Consiglio regionale, quindi dovrà essere approvata una nuova legge regionale. È chiaro che i comuni devono sapere, avere la consapevolezza che hanno voce e capitolo e dire aspettate un attimo, facciamo un tavolo di concertazione, perché di fronte alle unioni dei comuni noi alcune funzioni siamo in grado di gestirle. Queste sono le unioni dei comuni, però ne abbiamo appena parlato, queste sono le funzioni che la legge individua alle unioni dei comuni, funzioni fondamentali da esercitare in forma associata.
quindi vedete catasto, organizzazione generale, gestione finanziaria, eccetera, eccetera. Polizia municipale. Vi dicevo prima che ci sarà un'ulteriore proroga di 6 mesi, perché ne stanno discutendo ora. Quali sono le criticità lamentate dai comuni? L'assenza di incentivi reali alle associazioni. Ma oltre all'economia di scala, i comuni che incentivi vogliono? Quali sono gli incentivi che i comuni chiedono alla legge? È una cosa stranissima, quindi assenza di incentivi reali alle associazioni, però i comuni sollevano una questione importante, cioè l'eccessiva rigidità nel rispettare i target degli abitanti, perché sappiamo che le riunioni dei comuni sono obbligatorie per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, però l'insieme delle riunioni dei comuni deve avere almeno 10.000 abitanti, ma conoscendo il contesto territoriale anche nostro, probabilmente non si riesce ad arrivare a 10.000 abitanti, perché ci troviamo di fronte a piccoli comuni di 1.000, 2.000 abitanti, eccetera. E allora i sindaci chiedono effettivamente di evitare di andare in deroga a questa rigidità, e questa è una questione interessante. Quindi lavorare per bacini omogenei, quindi il discorso delle zone omogenee, bacini omogenei, ritorna sempre. Questa è una proposta, diciamo un'analisi che io ho fatto per la gestione associata delle funzioni, come potrebbe essere una nuova geografia, in base alla progettualità esistente. Cioè l'area grecanica, sappiamo, è di fatto una zona omogenea, e la progettualità che negli anni ha portato avanti è stata sempre, cioè nei bandi anche regionali partecipava sempre insieme, eccetera, eccetera. Quindi di fatto è una zona, cioè gestisce anche alcune funzioni insieme. Questa è la geografia. La Locride è divisa addirittura in tre diciamo, unioni dei comuni. Il Regino, sappiamo bene, c'è anche per esempio l'associazione dei comuni dello Stretto, l'area dello Stretto, ed è quella. Cioè ci sono già dei discorsi già portati avanti, quindi questa potrebbe essere una geografia dell'unione dei comuni, una proposta. È chiaro, io dico... sulle zone omogenee, allora è chiaro che le zone omogenee noi non possiamo individuare, perché qualcuno dice vabbè, di fatto sono già fatte queste benedette zone omogenee, prendiamo il perimetro dei collegi elettorali, allora è chiaro che all'interno, cioè prendendo questo perimetro così sulla carta, è chiaro che all'interno rischiamo di trovare comuni che hanno identità completamente diverse, e allora invece noi dobbiamo individuare queste zone omogenee su modelli di sviluppo, quindi andare a individuare quali sono i modelli di sviluppo, quindi la stessa identità, quindi lo stesso contesto economico, quindi lo stesso contesto territoriale, e quindi delineare questa geografia delle zone omogenee. La proposta che io faccio, che ormai è consolidata anche nel POR, la divisione in aree in ritardo di sviluppo, aree in transizione, aree più sviluppate, perché sono quelle, grazie a questa divisione noi riusciamo a veicolare meglio gli investimenti, perché le aree più sviluppate hanno alcune necessità che sono diverse rispetto alle aree in ritardo di sviluppo, e di conseguenza noi riusciamo a capire quali sono gli investimenti da fare, e di conseguenza strutturare meglio gli strumenti che abbiamo a disposizione, che ci consentiranno di fare questi investimenti. Queste sono le analisi che io faccio proprio per giustificare ciò che vi sto dicendo, cioè la divisione in zone omogenee sui modelli di sviluppo, quindi identità storico-territoriale, condizione economica. Vedete che c'è sempre, la piana è sempre divisa in due, la Locride è sempre divisa in due, perché evidentemente non hanno la stessa identità, anche se noi diciamo la Locride che parte, diciamo, quasi da Palizzi fino alla fine della provincia, ma è chiaro che il contesto territoriale, economico, identitario in generale che ha Palizzi non è quello che ha Monasterace, e dalle analisi che io faccio questo risulta. Anche la piana, Bagnara non ha lo stesso contesto che ha San Ferdinando, probabilmente. Questi sono i servizi pubblici di rango territoriale. Il territorio, questi sono i servizi che offre il territorio, vedete ce ne sono più a Reggio, come si concentrano. L'area grecanica ne ha qualcuna a merito, ma poi è sguarnita completamente. La Locride. Il sindaco, per comandare, facciamo un applauso.
sono un del sindaco di Milano, che viene un po' quanto bene il destino ufficiale. E quindi queste sono tutte le analisi che io faccio per giustificare ciò che vi ho appena detto. L'elaborato di sintesi è questo dalle analisi che io faccio, che ovviamente non, probabilmente non sarà questo poi in via definitiva, però è già una proposta. Vedete, già c'è una dorsale aspromontana, un'area grecanica, perché anche all'interno dell'identità dell'Aspromonte i nostri comuni che fanno parte del parco nazionale hanno un'identità diversa, la piana è divisa in due, quindi su quei criteri che vi ho appena detto la divisione delle zone omogenee risulta essere questa. E poi gli strumenti per intervenire sul territorio, che sono esclusivi delle città metropolitane, quindi già solo questo ci fa capire l'importanza di far parte di una città metropolitana. Il PON metro, questo benedetto PON metro, questi benedetti 80-100 milioni di euro che saranno destinati alla città metropolitana di Reggio Calabria, che è diviso in questi 5 assi. Io ovviamente non li posso fare tutti e 5, ne prendo sempre 2, ne analizzo sempre i primi 2. L'agenda digitale metropolitana, che qualcuno mi dicono sempre, ma questa benedetta agenda digitale, ma che è questa agenda digitale? E poi la mobilità, sinteticamente possiamo definirlo la mobilità. Questo è un esempio di investimenti che si potranno fare grazie all'agenda digitale metropolitana. La digitalizzazione dei processi amministrativi, la diffusione di servizi digitali, i risultati attesi quali sono, il potenziamento dell'offerta di servizi digitali da parte della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, che sono divisi priorità di investimento, azione, la smart governance è un sistema di attuazione della digitalizzazione, cioè la smart governance è ciò che i comuni devono attuare nei rapporti con i cittadini. Questa nuova modalità, dialogo in formato digitale tra pubblica amministrazione e cittadini, con il perseguimento della semplificazione amministrativa. Vi sembra una cosa strana, ma è questo che chiede il PON metro. Ma perché ci chiede, questo è l'asse 1, ma perché ci chiede questo? Io lo dico sempre, ci chiede questo perché io dico sempre, la città metropolitana è un laboratorio che l'Europa ci impone. Le 10 città metropolitane sono dei laboratori. Perché sono dei laboratori? Perché ci chiedono alcune cose, chiedono di attuare alcune cose che in altri contesti ovviamente si possono attuare, ma è proprio qui, con dei finanziamenti, con degli stimoli, che ci chiede di attuare. Questa è la smart governance, vado velocemente, questa è la smart governance, quindi si attua attraverso l'open data. So che il sindaco Falcovata ha un pallino per l'open data, per le date aperte, i big data, l'accesso ai servizi della PA, la trasparenza dei procedimenti amministrativi, tutto questo è obbligatorio per i comuni, non è una cosa in più, è obbligatorio, però negli altri contesti è obbligatorio e basta. Qui è obbligatorio, ma abbiamo gli strumenti anche economici per poter realizzare queste cose, quindi è una cosa in più. La sanità in formato digitale, tutti si preoccupano di avere, tutti i sindaci fanno, scendono in piazza e fanno bloccano le strade perché vogliono avere gli ospedali, ed è giusto che sia così. Ma nessuno dice col PON metro noi avremo degli strumenti per modernizzare gli ospedali, il sistema sanitario, questo non dice nessuno. Questo nessuno dice, ma perché non facciamo la città metropolitana? Perché oltre ad avere il manufatto, cioè oltre ad avere l'ospedale, abbiamo anche gli strumenti per poter migliorare queste cose. Questo non dice nessuno. E l'e-government, che è il rapporto in digitale tra pubblica amministrazione e cittadini. Cosa sono gli open data? Gli open data sono i dati aperti, ogni pubblica amministrazione ha l'obbligo, non la possibilità, l'obbligo di pubblicare tutti i dati, qualsiasi cosa. Ma perché? Perché è bello, perché i cittadini devono conoscere l'azione amministrativa.
qualsiasi cosa, il bilancio, gli investimenti che un comune fa. Per carità, la discrezionalità della pubblica amministrazione è la prima cosa, ma io cittadino devo conoscere, perché lo impone la legge, perché il comune di Bova, di Reggio, di Palizzi, di Rovuti ha deciso di fare un investimento in un determinato posto piuttosto che in un altro. È legittimato a farlo, nessuno dice niente, ma il cittadino ha il diritto dovere di conoscere questo. Ma l'open data non basta, perché dobbiamo passare al big data, cioè mettere insieme questi dati, quindi non solo i dati del comune di Reggio, i dati del comune di San Lorenzo, di Palizzi, eccetera, mettere insieme questi dati perché diciamo l'interoperabilità, come si dice, può servire per qualsiasi cosa, per conoscere le performance degli ospedali, per conoscere una serie di cose. Quindi l'integrazione di banche dati, accesso ai servizi della PA, trasparenza dei procedimenti, vabbè. L'e-democracy, quindi aumentare la fiducia dell'amministrazione, c'è questo nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. La sanità in formato elettronico, il fascicolo sanitario elettronico, ma il fascicolo sanitario elettronico non ci basta se è limitato alla regione Calabria, perché l'obiettivo qual è? Quello dell'interoperabilità di questi dati, cioè far capire, cioè avere la necessità di, per esempio, operarsi in un'altra regione, ma stare qui e fare, diciamo, mettere insieme, conoscere in altre regioni, non solo nella regione Calabria, la nostra cartella clinica, perché il fascicolo elettronico non è altro che la cartella clinica. Questo aiuterebbe anche, entriamo nel merito per gli spostamenti sanitari, vabbè. Andiamo a un altro dibattito. Un altro dibattito sul di government, ve l'ho detto. Questa è la mobilità urbana. Non ve lo leggo, lo potete vedere, risparmio energetico agli edifici pubblici, questi ce l'hanno un sacco di soldi per queste cose, lo dico in termini elementari per far capire, illuminazione pubblica sostenibile, promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile, eccetera, eccetera. Io dico sempre, e vado e concludo, io dico sempre che bisogna trovare, l'ho detto per il discorso a Gioia Tauro, lo dirò sempre, bisogna trovare un'idea comune di città metropolitana, altrimenti non si parte. Sindaco di Palizzi, bisogna trovare un'idea comune. L'idea, cioè, veramente l'anello di congiunzione tra tutti i paesi. Ciò che io dico, la mia proposta, è che non si può non iniziare dai beni culturali, perché i beni culturali sono spalmati su tutto il territorio. Ogni comune ha un bene culturale, anche voi a Bova Marina avete un bene culturale. Quindi mettere insieme, questa è la mappa, cioè potete vedere che ogni comune, si vede un po' male, ma ogni comune ha un bene culturale. Partendo da qui noi potremo creare veramente un'idea comune, l'idea forza di questa città metropolitana. Queste sono delle best practices che la regione ha già messo in atto, quindi sono proprio delle best practices, quindi anche da quello, che questo è digitalizzazione e la tratta regionale dei beni culturali, viene unito la digitalizzazione con la valorizzazione dei beni culturali, cioè esattamente quello che ci chiede una città metropolitana. Questa è una mia proposta, ma vado a chiudere. Ciò che voglio, concludo sempre con questa schermata. Queste sono alcune parole d'ordine che gli amministratori devono conoscere in questo momento. La 56 del 2014, la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la riforma dell'APA, come viene sempre detta, che all'articolo 1 parla della cittadinanza digitale, quindi il primo articolo, quindi l'articolo più importante, carta della cittadinanza digitale. Il PON Metro, ve l'ho appena detto, il PON Governance, che dice tutte quelle cose sulla digitalizzazione, la Smart Governance, che è la mobilità di attuazione di ciò che vi ho appena detto, il codice dell'amministrazione digitale, perché è fondamentale, nessun amministratore può ignorare il codice dell'amministrazione digitale, e il PON Calabria per gli investimenti infrastrutturali. Bene, bene. No, perché gli argomenti poi si intrecciano, sono tanti, ma dobbiamo rispettare
Sì, dobbiamo rispettare i tempi. Io ho già dato atto alla presenza dei sindaci di Linz e Rovudi, c'è anche Riccardo Mauro che è consigliere con delega proprio alla città metropolitana, Gianfranco Marino, consigliere comunale di Bova, e poi la professoressa Carmen Lucisano che è dirigente dell'istituto Euclide di Bova Marina. E, no, diciamo che qualcuno, insomma, che non perché l'ho detto io stasera, anche molto brevemente, che quando ho detto è un'opportunità alla città metropolitana per cambiare lo stato delle cose, che per risolvere se non tutte almeno qualche problema che viviamo, diciamo, ecco, intendevo dire proprio tutte le opportunità che tu anche in modo sintetico ma al tempo stesso esaustivo hai descritto. E adesso la parola non ha bisogno di presentazione al dottor Pietro Stilo. Scusate, ma io non riesco a parlare solo, purtroppo. Si sente. Allora, non si sente. Ora si sente, sì. Bene, allora dicevo. Perché affrontare questo argomento? Perché abbiamo voluto organizzare questo incontro, sia con l'autore che col sindaco, parlando, insomma, è sicuramente una cosa importante. A mio avviso per due ordini di motivi. Innanzitutto perché è un libro fatto bene, diceva giustamente il sindaco, è un vademecum per gli amministratori, quindi per i tecnici, ma è anche, a mio avviso, un libro scorrevole, di conseguenza fruibile a chi vuole. Cittadino, conoscere questo argomento, questa città metropolitana che ormai di fatto è una realtà, quindi una realtà che ci interessa da vicino, dobbiamo vedere, capire, conoscere che cos'è di fatto, no? La città metropolitana. Beniamino Cordova ci elencava le opportunità, che ovviamente sono a mio avviso tante, no? Il sindaco prima faceva l'esempio anche di nella città metropolitana, c'è all'interno di questa città metropolitana il porto di Gioia Tauro. Su questo argomento con il professore Marino sulla stampa ci siamo spesi moltissimo, in quanto è un elemento infrastrutturale fondamentale, sindaco, come tale chiave geopolitica, perché, e ne parlo da esperto del settore, la città metropolitana a mio avviso è una super city che può e deve necessariamente dialogare non solo con le istituzioni europee per le risorse, perché le risorse sono fondamentali, ma da sole a mio avviso non bastano. Non bastano perché? Perché è necessaria una politica di investimento, una programmazione, una progettualità, altrimenti facciamo la fine degli anni 70 con la mancata industrializzazione della Calabria, arrivavano le risorse, si spendevano e di fatto poco hanno prodotto. Quindi ecco l'importanza di politiche. Partendo dal libro io ho pensato a un tipo di politica, quella culturale, altro argomento con il quale con il mio maestro ci spendiamo da tempo, insomma questo binomio cultura, economia e sviluppo, o meglio sviluppo culturale ed economico, quindi questo binomio economia e cultura che a mio avviso è importante, è fondamentale, anzi diceva Beniamino Cordova, è l'elemento quasi collante di questa città metropolitana in quanto diffuso, spalmati questi beni culturali su tutto il territorio della provincia, partendo ovviamente da quello che è l'elemento più importante, il Bronzi di Riace come sappiamo, ma ne abbiamo tanti altri, pensiamo al Castello Aragonese restituito alla fruibilità, insomma, da qualche giorno, ma venendo dalla parte, insomma, ionica, quello che abbiamo qui a Bova Marina, il parco archeologico con una sinagoga del IV secolo d.C., quindi un gioiello da questo punto di vista, ma poi abbiamo Casignano, Locri, Geragio, insomma, quindi beni culturali diffusi su tutto questo territorio che quindi hanno una loro fondamentale importanza, quindi l'investimento in cultura che diventa, a mio avviso, fondamentale. E non lo dico io, non lo dicono delle ricerche dell'Unione Europea che ci dice che cosa? Che l'elemento di vantaggio competitivo del vecchio continente in questo contesto globalizzato diventa la cultura. La stessa Europa 2020 punta all'investimento per quanto riguarda l'economia della conoscenza, quindi come, vediamo come diventa fondamentale guardare a questo tipo di investimento. Considerate una cosa, l'investimento in cultura ha un potenziale per quanto riguarda il valore aggiunto di produzione, di moltiplicazione del PIL che è più del doppio, quindi 100 euro investiti in cultura ne determinano 250 euro, quindi diventa un qualcosa di importante e di necessario a mio avviso, avendo questa opportunità, insomma, avere dei beni culturali di primaria importanza
ma non solo quindi dal punto di vista materiale, ma anche immateriale. Si parlava di zone omogenee, l'area grecani, abbiamo anche, come dire, la lingua, una cultura, delle tradizioni, l'arte culinaria, cioè ci sono quegli elementi che possono essere attrattivi per un turismo di alto livello, di alta qualità a livello mondiale, che va a dare un contributo importante in termini poi di risorse spese sul territorio. Io, vedete, porto sempre l'esempio di Bilbao in Spagna, no? Lì non c'erano beni culturali primari come ne abbiamo noi. Una città che di fatto era in totale declino, declino industriale, addirittura il dissesto idrogeologico ne aveva fatto, insomma, una città alla Salsuola, in seguito a una forte alluvione. Nasce un consorzio Bilbao Metropolitana, città di Bilbao, provincia, governo basco, fondazioni, università, eccetera. Bene, vedete, con questo investimento, attorno a questa idea, si fa un investimento in cultura, che è quello con il museo Guggenheim, incontrando le volontà della fondazione Guggenheim con quella della fondazione, si apre un museo in una zona che era fuori dalle mete turistiche tradizionali della Spagna, a nord-est, quindi era più facile farlo a Barcellona piuttosto che in un'altra città, non certo a Bilbao. Eppure la capacità di ripensare quel territorio, investimenti per quanto riguarda la metropolitana, un nuovo aeroporto, lo spostamento del porto, quindi c'è tutta una serie di ripensamento della città fatte in chiave di sviluppo economico e quindi quello culturale, hanno determinato una città che oggi ha 1 milione di visitatori l'anno, con una spesa media per visitatore, da una indagine fatta su 3.500 visitatori da parte del management del museo, di 353 euro al giorno a persona, quindi una cifra non indifferente, considerando un fatto importante: il 9% viene speso all'interno del museo, il restante all'esterno, quindi attività, non so, spese per trasporti, alberghi, ristoranti e quant'altro. Quindi sicuramente un investimento, un ritorno importante per quel territorio che, vi ripeto, era in totale declino e oggi si ritrova a essere una delle mete più visitate in Spagna, 1 milione di visitatori l'anno, di cui l'83% sono stranieri, il 62% di questi dichiara di visitare quella città proprio per quell'investimento culturale, per il museo. E uno su 5 addirittura non vi entra nemmeno dentro, perché dice che è talmente bella l'opera, per come è fatta, insomma, passando dal fiume sembra un pesce, dall'altro sembra una rosa, insomma, anche i materiali utilizzati, eccetera, che hanno portato ad essere una meta di forte attrazione. Quindi, a mio avviso, nel libro troviamo anche questo, cioè l'idea di investire nel bene culturale e nella cultura in generale, quale valore aggiunto determinante e importante di questo territorio, di questa super city, come la interpreto io, perché io questa idea mi sono fatto della città metropolitana, e quindi può essere quell'elemento in più che dà e attrae verso questo territorio in una competizione globale senza fine e senza confini, perché ormai, vedete, il 50% della popolazione mondiale vive nelle città, una tendenza che va a crescere. Ne consegue che le città diventano sempre più quel polo di attrazione e di formazione dell'individuo e anche attrazione di investimenti, e da lì passa la necessità di creare un city branding capace di attrarre. Questa deve essere, secondo me, la sfida di questo strumento, che Beniamino, correggimi se sbaglio, un gradino vicino a quello dell'ente regionale, nella sostanza poco poco dietro, diciamo, ne consegue che abbiamo uno strumento importante, per certi versi poco avanti, addirittura per certi versi poco avanti, che ci può consentire questa, la capacità di dialogare direttamente a livello anche euro-mediterraneo, cioè, quindi pensate l'opportunità che ci offre questo strumento. Quindi, a mio avviso, insomma, è un elemento da cogliere con favore e da utilizzare al meglio. Grazie. Stilo, come dire, è stato molto efficace utilizzando anche meno del tempo che io in modo molto democratico avevo concesso, concentrando anche molto sui beni culturali, che è un aspetto che tutti condividiamo, anche noi nel nostro piccolo come amministrazione, è stato il nostro cavallo di battaglia anche durante la campagna elettorale. Però io credo che per fare questo bisogna fare anche, permettere anche, diciamo,
a sistema rende tutti questi beni culturali e quindi dare un supporto concreto anche al turismo, lo diciamo sempre che si potrebbe, come si fa in tante zone turistiche del nord, dove lavorano da aprile a ottobre, poi fanno 6 mesi di ferie, lavorano 6 mesi e 6 mesi poi girano il mondo, perché in quei 6 mesi non solo riescono a guadagnare quello che è necessario per vivere, ma anche hanno un surplus, diciamo, per poi diciamo andare anche in giro. E dicevo, secondo me uno dei problemi comunque prioritari è quello della mobilità, a cui avevo fatto anche il cenno, avevo fatto cenno prima. E adesso ecco, alterniamo un po' gli interventi tecnici con gli interventi più diciamo prettamente di taglio politico, e quindi diamo la parola al consigliere. No, scusa, ancora una cosa, no, no, Zaventieri, no, consigliere Zaventieri, che anche lui gioca in casa, non bisogna di presentazione, no, ma volevo dare atto del tuo fattivo impegno in questi 5 anni di consigliere provinciale sul territorio. Anche noi in questo anno e mezzo abbiamo alcune cose, le abbiamo fatte grazie anche al contributo della provincia e all'impegno di Pierpaolo, ma ti volevo anche ringraziare per l'impegno che l'amministrazione provinciale e tu personalmente hai profuso in queste settimane a seguito degli eventi atmosferici che ha colpito grossa parte i comuni di Palizzi, Brancaleone e a seguire verso la Nobile. Quindi adesso puoi parlare. Grazie Vincenzo, grazie Sindaco, grazie a tutti gli intervenuti, cittadini e amministratori, ovviamente grazie al Sindaco Falconatà che comunque diciamo rivestendo un ruolo importante, vuoi perché sindaco della città capoluogo, vuoi per quello che in prospettiva rappresenta e rappresenterà soprattutto, conferisce a questa manifestazione, diciamo a questa iniziativa, un valore aggiunto, e ovviamente non aggiunto e superiore a quello che possono dare come supporto i tecnici che fin qui hanno parlato e che parleranno dopo. Ha fatto bene il sindaco Vincenzo Crupi a far alternare nella scaletta, era previsto che io parlassi dopo, a far alternare prima, perché è evidente l'approccio tecnico con cui diciamo hanno affrontato il tema Beniamino prima e Pietro subito dopo, apprezzabilissimo approccio tecnico, chiaro, comprensibile a tutti, ci tengo a dirlo, che mette a fuoco le problematiche, appunto dal punto di vista tecnico, scusate il bisticcio di parole, per cui l'aspetto poi di comprensione dei cittadini di quello che deve essere la metabolizzazione di questo nuovo ente, di questa nuova esperienza che andremo tutti, volenti o nolenti, a vivere, e deve essere compresa appunto sotto il profilo anche politico-amministrativo, perché questo è utile e questo renderebbe più efficace come dire, l'inizio di questa avventura. Invito il sindaco, se tiene l'orologio, a fermarmi a 8, 9, 10 minuti esatti, perché sono argomenti che stiamo trattando ormai da molti mesi e per cui diciamo si può andare avanti, non dico in eterno, ma insomma per un'ora abbondante potremmo parlare, e siccome io voglio parlare 8-10 minuti, giusto perché mi hanno assegnato questo ruolo, e altrimenti risparmierei pure diciamo, il mio contributo, visto quello che ci sarà, che c'è stato prima e che ci sarà dopo, e lo faccio cercando di essere pure io altrettanto chiaro. E la questione delle zone omogenee portata avanti dal dottore Cordova è una questione centrale che noi durante questi dibattiti, questi incontri, stiamo cercando di affrontare come argomento principale. Argomento principale perché è una facilitazione alla città metropolitana. Un esempio che si può fare, ed è il primo fra tutti, è quello di consentire alle zone omogenee di interagire fra di loro. Questo lo si può fare a partire dai trasporti. Per cui parlare di logistica, parlare di organizzazione dei trasporti e della mobilità è l'elemento primario che noi possiamo fissare
al di là di tutti i principi, diciamo, che devono servire a far decollare questa città metropolitana. Nel 90 circa fu lanciata l'esperienza della metropolitana di superficie, poi non è andata avanti, non è andata a buon fine, che doveva avere, è un esempio che ho portato a Rosarno qualche giorno fa quando abbiamo fatto un'iniziativa insieme a alcuni dei relatori seduti al tavolo, sulle zone omogenee e sulla città metropolitana, non andò a buon fine, però contemplava, diciamo, la mobilità veloce e costante tra Melito, Porto Salvo e Villa San Giovanni. È indispensabile oggi, in una ristrutturazione delle città metropolitane, nella fattispecie della nostra, che vi sia una strutturazione che consenta una metropolitana di superficie o un collegamento comunque veloce su tutto il territorio provinciale. Ed è evidente che, anche se non si è pianificatori strategici o pianificatori del territorio, è facile pensare che ci possa essere un polo centrale a Reggio Calabria con due, diciamo, capolinea, uno l'Alto Ionio, che possa essere Roccella, Monasterace, dove appunto c'è anche uno scalo portuale, e l'altro ovviamente Rosarno Gioia-Tauro, coinvolgendo l'entroterra, anche la zona del parco, nelle forme che verranno poi diciamo, discusse nel dettaglio durante appunto le riunioni di pianificazione e di programmazione. Detto questo, il sottordine della zona omogenea rispetto alla città metropolitana, nella nostra situazione, quella dell'area grecanica, può essere un sottordine anche soddisfacente, insomma, e, come dire, risolutivo del problema della, al di là dell'unione dei comuni, di alcuni piccoli comuni che se per legge dovranno unirsi, quello ci sarà e non v'è dubbio. Non può essere sufficiente nella Locride e nella città della Piana, città degli Ulivi, perché, diciamo, la vastità del territorio e il numero di comuni coinvolti non consentirebbe certo che la zona omogenea città degli Ulivi e riuscisse, insomma, a mettere insieme su tutti quelli che sono gli spunti e gli elementi che servono a far decollare la città metropolitana, se non per le grandi, diciamo, per le grandi anche i servizi sanitari ed altro, e non riesce a mettere in dialogo Melicucca, per esempio, con la Marina di San Ferdinando, eccetera. Per cui l'ulteriore sottordine dell'unione dei comuni, quindi immaginare una città metropolitana con dei sottordini delle zone, costituite dalle zone omogenee, e nel caso della Locride e nel caso della città degli Ulivi, o la Piana, lo dico per chi magari non conosce questo nome perché non tutti sono addetti ai lavori, è chiaro, ipotizzare l'unione dei comuni, peraltro prevista per legge, che andrà in porto probabilmente nello stesso periodo in cui, perché la sovrapposizione probabilmente anche un po' calcolata dal governo, farà sì che appunto all'avvio ufficiale di questa città metropolitana ci sia anche l'avvio dell'Unione dei Comuni, può essere senz'altro una sì, cioè da augurarselo ovviamente, può essere un momento di equilibrio. Vorrei tornare, perché il sindaco Falconatà non c'era ancora, però Beniamino ha fatto... non torno al suo libro, che voglio dire con due battute veloci, io sto contribuendo anche a promuoverlo, perché non lo faccio a Bova Marina, dove appunto c'è l'amministrazione comunale, ma ho programmato 4 incontri, questo un anno fa, che si stanno svolgendo a cadenza trimestrale, per quanto è il numero delle zone omogenee istituzionalmente presenti, perché la suddivisione, Beniamino, che è un tecnico, ha fatto delle ipotesi, poi sarà la politica, sarà la gente attraverso la politica a scegliere come sarà strutturata, ma oggi non possiamo non prendere atto che esistono 4, diciamo, assemblee dei sindaci: c'è l'assemblea dei sindaci dell'area grecanica, c'è l'assemblea dei sindaci della Locride, c'è l'assemblea dei sindaci dell'area dello Stretto e c'è l'assemblea dei sindaci di Città di Ulivi. Insieme le 4 assemblee formano il totale dei 97 comuni. Quindi a oggi c'è una strutturazione di zone omogenee, almeno sotto il profilo istituzionale. Si possono migliorare, si devono migliorare, si deve far interagire la zona centrale del parco, e su questo vorrei citare il professore Enrico Costa, che nel suo contributo di 8.000 battute fatto all'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha chiesto ad alcuni... Vabbè, anche a me, ma diciamo io l'ho fatto con piacere, anzi sono stato orgoglioso di questo, all'interno di quei contributi c'erano anche professori universitari molto più
addetti ai lavori di me, più capaci di me, ha, nel suo contributo ha utilizzato questo esempio come Parco dell'Aspromonte, gioiello incastonato all'esterno di una montatura che è costituita dalle quattro zone omogenee. Potrebbe essere perché tutte e quattro le zone interagiscono col parco in un modo o nell'altro, quindi pensare che ci sia una zona omogenea del parco Bova, e parliamo di Bova, diciamo, per chi non è di Bova Marina o di Bova, diciamo Bova Superiore, però il nome è Bova, e Bova arriva pienamente dentro il parco, anche Bova Marina ha un sacco di ettari di terreno all'interno del parco, per cui ognuno di questi comuni arriva, e il parco dovrebbe essere considerato questo gioiello all'esterno di questa montatura. Quindi su questo i pianificatori, la strategia, eccetera, si dovrà spendere tanto, però in questi diciamo quattro incontri che faremo, due dei quali sono stati già fatti, io sto portando avanti il libro, che ritengo un buon contributo. Non sono in condizioni di bocciarlo e né di promuoverlo per le competenze che ha maturato nel corso della sua vita professionale Beniamino e le mie competenze, per cui non faccio questo. Dico che a chi magari sostiene che magari manca di qualche parte, no, non manca di niente, è un grandissimo contributo che rende fruibile ciò che sono allo Stato, diciamo, le parti normative. C'è la legge 56 su tutto, ma anche come ipotesi fa uno studio che lui nel corso di questi anni ha portato avanti, per cui diciamo l'abbiamo proposto, l'abbiamo dato in dono, in omaggio agli amministratori e ai sindaci, e questo può essere anche un elemento di diffusione e di presa di coscienza da parte degli amministratori. Mi sto spendendo mezzo minuto, un minuto sul libro, perché credo che sia anche, se non ho capito male, vista la copertina, la locandina dell'incontro, anche diciamo la promozione e la diffusione del libro, e dopodiché è anche un convegno sulla città metropolitana, per cui ecco, ho rubato un minuto per dedicare qualche parola di stima, di amicizia e di elogio al lavoro del dottore Cordova. Per dire qualche altra battuta, poi ci saranno gli altri interventi. L'area grecanica, perché oggi siamo in questo contesto, quindi non parliamo di città metropolitana in generale, ma di questa zona omogenea, ha avuto negli amministratori regionali passati, non per criticarli, diciamo per fotografare la realtà, una schizofrenia legislativa che io allora denunciai, perché nel piano regionale, piano turistico regionale, diciamo sulla mappatura dei siti, questa che era un'area riconosciuta anche a livello di PISL, voglio dire, la regione manda avanti un bando sul PISL, minoranze linguistiche, poi la stessa regione durante la redazione del piano, Walter, il sindaco di Palizzi, e anche Agostino, il sindaco di Rovugli, si ricorderanno, per motivi diversi, tutte e due hanno avuto a che fare, diciamo, con questa programmazione, progettazione integrata di sviluppo locale, e si è evidenziato, poi fu denunciato, qualche consiglio regionale ha cercato di ribaltare la cosa, ma non vi riuscì. Hanno eliminato, proprio cancellato da questo piano regionale, il nome di area grecanica, facendo una cosa unica della Ionica. Quindi è una schizofrenia, diciamo, amministrativa, nel momento in cui tu programmi e mandi avanti un piano di 7 milioni di euro per la progettazione sulla progettazione integrata di sviluppo locale sulle minoranze linguistiche, poi non prevedere che ci sia una zona tutelata o comunque che sia caratterizzata da queste. E torniamo a ragionare di beni culturali, ovviamente, parlando di questo, senza nominarne altri, ma a voglia, Pietro è stato buono, il dottore Stilo con Bova Marina, ma se andiamo a Condofurio, a Palizzi o Rovudi o insomma in ogni comune Brancaleone, troveremo veramente alla pari diciamo reperti e anche diciamo strutture ancora fruibili oggi che vale veramente la pena di portare avanti. Non ritengo, se sono passati 10 minuti, mi potrei fermare anche qui, anche se mi rendo conto di non aver fatto un discorso perfettamente organico e completo, però è vero pure che la presentazione di Beniamino, l'analisi del dottore Stilo e i passaggi tecnico e politici che faranno dopo, credo che chiuderanno il cerchio, poiché poi ci affacciamo pure a un semestre, un anno di incontri costanti, immagino che motivi di approfondimento ce ne saranno ancora, quindi diciamo ritengo di opportuno fermarmi qui.
Per ultimo solo, diciamo, aggiornare tutti i cittadini rispetto al fatto che fare delle scelte anche rispetto alle amministrazioni locali per anche garantire ciò che potrà essere la rappresentanza sulle aree periferiche, non sono io a dovervi tranquillizzare, però uno, lavoriamo in sinergia come amministrazione, così come vedo stanno facendo gli amministratori dell'area grecanica, si sono visti di recente per il problema dell'ospedale, e ricompattatisi dopo gli scioglimenti, diciamo, a Iose, insomma, adesso hanno ritrovato pure una quadra nel ragionamento. E vorrei dire che la presenza di Giuseppe Falcomatà, così come tutti gli addetti ai lavori sulla città metropolitana in modo costante, potrebbe già essere una garanzia di attenzione ai territori esterni. E il cambio di amministrativo tra provincia e città metropolitana, per non spaventare nessuno, non verrà avvertito come un trauma, perché i dirigenti, i funzionari, i settori e le competenze, soprattutto le competenze, rimarranno le stesse, se no vorrà dire che abbiamo perso una battuta, una battaglia, sia la provincia che l'ha condotta fino adesso, sia, diciamo, l'amministrazione comunale di Reggio, sia la regione che l'ha promessa. Quindi nell'ottica di una legge regionale che doveva essere fatta entro il 31 ottobre, noi dovremmo mantenere come città metropolitana tutte le competenze. Non si spiega altrimenti la funzione di un ente, diciamo, che viene elevato rispetto alla vecchia provincia, che viene messo in una condizione di non essere subalterno alla regione, di un regionalismo, diciamo, che ci ha fatto pagare il prezzo come distanza cittadino-istituzione, e quindi, diciamo, anche rispetto al fatto che appunto la città metropolitana si debba organizzare, e il secondo invito che faccio a Giuseppe Falcomatà come sindaco metropolitano in prospettiva, io lo ripeto ancora, già lo sta facendo, di interagire con i sindaci metropolitani del mezzogiorno d'Italia quantomeno, per strutturare, diciamo, una condivisione. Lui mi pare che nell'ultimo suo intervento che ho sentito, che ho ascoltato, parla di interazione delle 10 città metropolitane, ma senz'altro ci vuole una cabina di regia delle 4 città metropolitane del sud al fine di poter relazionarsi direttamente con la comunità europea e con, diciamo, l'ente statale, senza dover essere succubi del passaggio regionale. Io vi ringrazio e starò qui con voi ad ascoltare la relazione del professore Marino e dell'amico Giuseppe Falcomatà.